Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle carissimi, carissimi giovani, ci ritroviamo questa sera presso la parrocchia San Leonardo Abate, la più antica della città di San Giovanni Rotondo, da meritare il titolo di Chiesa Madre. Da sempre questo luogo è il punto di riferimento della comunità ecclesiale di questa città. La storia di tutti gli abitanti di San Giovanni Rotondo è legata ad essa per i diversi sacramenti ricevuti, che scandiscono le tappe della vita. È qui che si celebrano le feste patronali dedicate alla Madonna delle Grazie e a San Giovanni Battista. E dinanzi alle sue mura che un tempo si svolgeva il mercato comunale e oggi si sofferma a passeggiare il popolo nelle serate estive intorno al meraviglioso monumento di San Pio che ostende l'Eucarestia del celebre artista Pericle Fazzini. Ma il titolo più bello con il quale è chiamato questo tempio è quello di Chiesa Madre, un'espressione che richiama alla vocazione e alla straordinaria dignità della Chiesa stessa nella sua dimensione universale, diocesana e parrocchiale. Padre Pio ha vissuto talvolta con amore eroico queste tre dimensioni e questa sera lo sentiamo particolarmente vicino. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Dagli scritti di Padre Pio. Ho lavorato, voglio lavorare. Ho pregato, voglio pregare. Ho vegliato, voglio vegliare. Ho pianto e voglio piangere sempre per i miei fratelli di esilio.
Lo so e lo comprendo che è poco, ma questo so fare, questo sono capace di fare. Come abbiamo ascoltato nell'introduzione, ci troviamo oggi nella Chiesa Madre, la chiesa principale di questa città. Ed è importante come dobbiamo riconoscere che non è solo un insieme di mattoni, ma è il frutto di una storia, i nostri predecessori, una storia fatta di vite, di gioie, di dolori, tutto racchiuso in un luogo. Ma poi da questo luogo sono uscite queste storie e sono continuate nelle strade, per le vie della nostra città. Questo luogo, in poche parole, come abbiamo ascoltato dalla parola di Dio, è una storia d'amore. Una storia di uomini e donne che hanno deciso di mettersi alla sequela di Gesù. E mettersi alla sequela di Gesù significa accettare di iniziare il difficile cammino dell'amore. In fondo dobbiamo tutti riconoscerlo, che se c'è un luogo dove in qualche modo possiamo nutrirci di quell'amore che poi possiamo portare nella nostra città, è proprio qui. Nutrirci di Gesù, della sua parola, dell'Eucarestia, significa nutrirci di quell'amore. E nutrirci di quell'amore significa nutrirci di una cosa importante, che è la gioia. Cari ragazzi, oggi siamo chiamati più che mai, come tempo storico che stiamo vivendo, a far uscire da questo luogo la gioia che i nostri coetanei, le persone più grandi di noi che forse hanno perso la fiducia, siamo chiamati a portare la gioia. E la gioia più bella che possiamo portare è proprio questo, la nostra esperienza d'amore che facciamo qui come comunità, in tutte le parrocchie della nostra diocesi. Se noi portiamo fuori questa nostra esperienza di amore, di fraternità, e con questa portiamo la nostra esperienza di gioia, perché tutti noi siamo felici, siamo gioiosi nello stare insieme, abbiamo dato la nostra più grande testimonianza. E forse anche noi, come Padre Pio, come abbiamo ascoltato, diremo semplicemente: sappiamo stare insieme, sappiamo vivere come una comunità, di questo siamo capaci. Ed è la testimonianza, credo, più bella e che forse accoglierebbe Dio, ci accoglierebbe Dio a braccia aperte, perché se sappiamo essere Chiesa, sappiamo essere anche uomini che sanno vivere come comunità, come famiglia. Ecco perché il nome di Chiesa Madre, la madre è colei che accoglie i suoi figli, per poi lasciarli andare dopo averli amati, dopo averli educati e dopo avergli insegnato qualcosa di bello, che è poi la strada della loro felicità. Miei cari, mettiamoci anche noi alla scuola del Vangelo per imparare qui dentro a nutrirci di un amore, di una fraternità e di una comunione, per poi portarlo fuori da queste mura, perché le porte della Chiesa sono sempre aperte per uscire, per andare incontro ai nostri fratelli e forse non dire nulla, ma dare una bella testimonianza di come si può e si deve vivere tutti insieme. Mediante la fede e il battesimo siamo divenuti tempio vivente del Signore e suo popolo sacerdotale. Rivolgiamo a Dio la nostra preghiera per quanti lavorano e soffrono per la comunità ecclesiale e ne sono membra e figli. Preghiamo insieme e diciamo:
donaci, Signore, di essere pietre vive della tua Chiesa. Per tutte le comunità parrocchiali possano davvero essere quella fontana del villaggio di cui parlava il Santo Pontefice Giovanni XXIII, dove tutti possono avvalersi di quell'acqua viva che è Cristo stesso e ritrovare la gioia della comunione e della solidarietà. Preghiamo. Donaci, Signore, di essere pietre vive della tua Chiesa. Per i parroci, i religiosi, i catechisti e gli animatori dei gruppi giovanili che hanno il compito e la grande responsabilità di guidare, testimoniare, evangelizzare, raccordare i cuori, le intelligenze e le disponibilità per edificare giorno dopo giorno la porzione della Chiesa di Dio a loro affidata, possano farlo sempre con generosità e liberi da ogni interesse improprio. Preghiamo. Donaci, Signore, di essere pietre vive della tua Chiesa. Per tutti i cristiani, possano ogni giorno riconoscere il grande valore della comunità cristiana alla quale appartengono, qualunque sia il loro ruolo all'interno di essa, la loro età, condizione sociale, economica e fisica. Possano sempre sperimentare la gioia del proprio contributo, unico ed esclusivo, e l'immensa ricchezza che perviene da tutti coloro che condividono la stessa speranza. Preghiamo. Donaci, Signore, di essere pietre vive della tua Chiesa. Per gli appartenenti ad ordini o istituti religiosi, ai movimenti ecclesiali, che vivono il proprio carisma particolare e donano il loro servizio in un orizzonte più ampio dei confini della parrocchia, affinché possano inserirsi con umiltà e rispetto nei cammini delle chiese particolari e donino a queste la consapevolezza di un'appartenenza universale. Preghiamo. Donaci, Signore, di essere pietre vive. O Dio, che ci convochi nella Tua casa per lodarti, ascoltare la Tua parola e celebrare i misteri della salvezza, fa che il Tuo Spirito ci liberi da ogni individualismo e ci raccolga nell'unità di una sola famiglia. Per Cristo nostro Signore. Amen. E adesso, come una famiglia, come una comunità, ci rivolgiamo al Padre comune che abbiamo tutti noi. Nella Chiesa non si parla mai dell'io, ma il Padre è nostro, è di tutti. E con queste parole ci rivolgiamo a Lui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti. O Signore, che per primo sei venuto incontro all'umanità peccatrice, manda ancora guide sagge che, come San Pio da Pietrelcina, indichino la strada giusta che conduce a te, per contemplarti infine nella beatitudine eterna, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.